Mercoledì 31 luglio 2019. Sant'Ignazio di Loyola. Dal libro dell'Esodo. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le due tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè, mentre egli scendeva dal monte. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore. Ma Aronne e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò, e Aronne, tutti i capi della comunità, tornò da lui. Mosè parlò a loro. Si avvicinarono dopo loro tutti gli israeliti, ed egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso. Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando non fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli israeliti, guardando in faccia a Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando non fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore. Dal Salmo 98. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Esaltate il Signore, nostro Dio. Prostratevi allo sgabello dei Suoi piedi. Egli è santo. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore, ed egli rispondeva. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Signore, nostro Dio, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Esaltate il Signore, nostro Dio. Prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore, nostro Dio. Tu sei santo, Signore, nostro Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vendi tutti i suoi averi e la compra.